Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Skylander Giant. Ok raga, ora vedrete questo episodio, il quinto membro della serie, che nel precedente Skylander Adventure era Argo, ma adesso al suo posto chi sarà? Sono tutto un fuoco! Matt Morghi del canale di scusate un attimo, purtroppo io con i canali a volte alcuni me li dimentico o non li so pronunciare bene, quindi una rapida occhiata al canale. Ecco il canale di Darkest Gamers, lascio raga il loro link in descrizione e spero che a Matt piaccia molto il personaggio che ho messo il nome. Vieni a parlare con me. Avete visto? Vi avevo detto che quelle nuvole erano malvagie e zaccate! Ci hanno fritto il motore con uno dei loro subdoli trucchetti! Sì, hai ragione. Poi nella prossima serie metterò anche Gamba. Perché i canali lo usano in due. E giocano sempre, cioè fanno le live su Dark Souls 3-2. Quindi raga, come vi ricordo ancora, andate sotto in descrizione a vedere il loro canale, che sono il mio duo preferito, il mio primo duo preferito, al secondo i Gramers e al terzo la Marvel Company. Ok, cominciamo, va, che ho parlato fin troppo. Ok, mi sto ufficialmente congelando, il che significa che siamo arrivati nelle distese ghiacciate. Sei pronto a scendere e ad andare a trovare quel robot? Andiamo! Ok, saliamo sul velivolo per l'atterraggio e pensiamo a cose calde. Guarda, se vuoi posso anche bruciare il sedere. Così almeno sei bello caldo. Anzi no, bruciato. Potevi trovare un posto più freddo per parcheggiare il tuo robot. Non avevo scelta. Quel dannato affare è stregato. Continuava ad abbaiarmi contro, così me ne sono sbarazzato. Qui è abbastanza sicuro. Ci sono solo quegli orrendi orchi dei ghiacci, ma tanto sono troppo stupidi per capire come si usa. Ma è qui da qualche parte. Lo troverai. Il bello dei robot giganti è che finisci sempre per trovarli. Eccolo lì, infatti. Ma dicevo, fantastico! E anche strano. Ma penso che lo Skylander se la caverà. Io resterò qui e terrò al caldo Cali. Sì, tutta quell'aria fritta mi terrà bella al calduccio. Stavo dicendo che... ecco, mi sono dimenticato di cosa dovevo dire. Quando non mi fanno parlare... mi dimentico. Vai, Morghi! Vai! Distruggi tutto! Ehi! Molto gentile da parte tua. In genere tutti mi ignorano. Forse perché hanno paura dei fantasmi. Io non voglio infastidire nessuno. È solo che ho freddo e mi sento solo. Un tempo vivevo dentro un robot gigante. Si potrebbe anche dire che ero un robot gigante. Ma sono stato abbandonato. Vuoi vedere il mio corpo? Certo. Vieni, è da questa parte. Mi è entrato dentro? Vabbè. Un gigantesco blocco di ghiaccio. Normale, con questo freddo. Ma visto che sono... Ma tu puoi scioglierlo. Guarda. Vabbè. Qua non mi fanno proprio parlare. Ora ruota il cristallo usando quella leva. Ti piacerà? Vedrai. Certo che mi piacerà. Ma visto che sono un fottuto drago, è sputo fuoco, non potevo congelarlo col fuoco? Il sciolto era per il grande e malvagio signore dei ghiacci. Oh, te la farò pagare. Oh,
Abbiamo fatto arrabbiare Nuvola. Gli orchi dei ghiacci pensano che il mio corpo robotico sia il loro nuovo padrone. Non che sia cattivo. Noodles è semplicemente pazzo. Perché non sei notato, eh? Gli Skylander dell'elemento aria sono più forti di questa zona. Adesso ti metti a distruggere i pupazzi di neve! Anche quelli erano per il grande e malvagio signore dei ghiacci! Avanti, ciclopi delle nevi! Date una lezione a questo sciogli ghiaccio, distruggi pupazzi! Ma quanto sei simpatico! Adesso si faccio il culo! E sono sicuro che Marta avrebbe detto proprio queste parole! Ora hai proprio esagerato! Quando il grande e malvagio signore dei ghiacci si risveglierà, verrai punito! Aspetta e vedrai! Sì, aspetta a te che ti bruzzo le chiappe, guarda! No, non va bene! Allora, così è giusto, solo un po' più avanti devo spostarlo. E voilà! Colpo laser! Ottimo lavoro! Ehi, altri blocchi ghiacciati! Che due balle! Sono per il gabella. No. Le idee per gabelle non interessa a nessuno. Meno male che qua posso dire di no. Bombe di arrivo? Oh oh, altri occhi del ghiaccio. Ma che bello un regalo, guarda, te lo faccio anch'io. Guarda, che un corno. Ben fatto. Sapevo che avrei potuto farcela. È perché tu sei un figo. Posso andare di qua? Usa uno Skylander del fuoco per aprire questa porta. Purtroppo non ce l'ho. Sì, insomma, ce l'ho, ma non di questa serie. Ha! Sei caduto nella mia trappola! Tranne che per la parte in cui hai distrutto i miei regali per il grande e malvagio signore. Il tuo errore ti costerà caro! Ma che cosa vuoi che rompere a me? Mi brutto, mi distruggo! Vi brucio le chiappe a tutti! È gratuito, eh! È impossibile battere questo drago! Che bella, una pista di pattinaggio! Forse è una pista... Ho costruito una vasca di ghiaccio scivolosa. È una cosa che fanno ogni tanto. È bella questa vasca.
credo che per raggiungere il bordo della vasca dovrai sfruttare lo slancio della tua scivolata. Sembra un'area di Beyblade. Ok, ho preso due chiavi, forse ho preso una terza chiave, penso. No. Gli Skylander dell'elemento magia sono più forti in questa zona. Ok, ecco qua la terza chiave. E mi è arrivato un bel salto proprio adesso che mi attaccano. Potrebbe andare peggio di così. Sparito? Come? Come cavolo è sparito? Ah, eccolo qua. Ah, sparisse? No, insieme, come cavolo può sparire una mostruosità come quella? Ok, fatto. Non ho mai dubitato. Sì! Volare! E uno. Benissimo. E due. E tre. Non c'è due senza tre. Eh già. Ok, sono quasi arrivato. Sì, eccolo là. Il mio corpo. Ora dobbiamo solo trovare il modo di scongelarmi. Usa quei raggi di energia. Io farò la guardia casomai arrivasse Noodles. Beh, mi sembrava ovvio. Che dovevo usare il laser, credo, Sai com'è? Uno. Ok, sto avanti. E due. Ok, qui sarà un pochino complicato. Come ho detto. Ben fatto. Perfetto. Poi lo so salire e scongelarlo. Niente di più facile. Era appunto. Come se c'è qualche imprevisto. Ok, niente imprevisti. Ottimo lavoro. Hai attivato il mio corpo. Ora non mi resta che saltarci dentro. Padrone! Padrone! Che ti hanno fatto? Sono io, Noodles, il tuo umile servitore. Quale tuo malvagio desiderio? Bravo! Che tipo di Noodles? Perfetto. Ho riacquistato il controllo del mio corpo. È stato davvero un piacere esserti amico. Siamo amici, giusto? Beh, eccolo qui, infestato è tutto. Sei venuto qui per abbandonarmi di nuovo? Non andartene. Mi sento così solo. Non voglio avere niente a che fare con te. Ma questi Skylander hanno bisogno del nostro aiuto per entrare nella camera degli Archegna. Bando alle lagne e diamoci da fare. Pienamente d'accordo. Ma
Basta che non restiamo ancora qui al freddo. Il cervello mi si è quasi congelato. Già, quasi. Miracolo! Brin ha un cervello. Ah, credevo che non se l'avesse. Insomma. E vabbè. A questo punto direi che questa puntata può finire qui. E quindi ci rivediamo alla prossima. Spero che a Matt Morgan sia piaciuto questo episodio. Spero che lo veda. E ci vediamo al prossimo. Ciao!